10 dicembre alle ore 8 e 11:30 p.m. Domenica 11 dicembre alle ore 2 p.m. Permetti che potete acquistare telefono al numero che vedete sullo schermo o nei negozi di prodotti italiani vicino a casa vostra. E a tutti coloro che interverranno per il tratto alla Crociera dei Caraibi, offerto dallo sponsor Agenzia Italia Travel. Dunque è successo questo, un pallone incontra un amico, Pasqua domenica a bambare la partita, tutti e due ci hanno divertito, uguale, a cercare il biglietto, ti preoccupa, vieni con me. Allora l'amico fa, senti, ma capirai, io mi sono sposato da pochi giorni, mia moglie, Pasqua, ma come c'è di farti mettere la veste a quella moglie? Vieni con me, così è pazzo, e poi con maggio mattino, come mia moglie faceva vicino a me, tu sei sotto il sviluppo, senti sì. E mi sono offeso quando mi chiamano sotto sviluppo. E perché non mi sei offeso? Perché non mi hai chiamato sotto sviluppo? Ma chi lo vuoi essere sviluppo da noi? Ma insomma non mi amo sopra per mia moglie. Tu gli quando è chiafa l'ombre, capite chiafa l'ombre, che mi appennisci, no, tu non puoi andare a vedere la partita, tu sai che fa. E la piglia essa, la piglia con piede, la mette coppia e coscia, la risa la testa, faccia, fai una bella scuola. Voglio andare a mettere la testa qua. Non ti preoccupate, sarò a sentire, vedrò di fare così come dici tu. Fammi amico.
A un certo punto la domenica mi sta aspetta, fuori un bambino, ma non andare con la tizia che era andata lì. E non vede, non vede, non vede, infatti non viene. Lui si va a vedere la partita, ma dopo 3-4 giorni incontra l'amico e dice, ehi, Pasco! Ma non mi avevi fatto mettere pure prima con le paratore, mannaggia la capa tu, ma non si per lui, sicuramente non chiaro che non l'ha fatto lì, va bene, allora. E fatto come la GT, ma guarda, io veramente ho fatto proprio come mi hai detto tu, insomma, e io l'ho detto a mia moglie, però mia moglie insomma ha fatto un po' la sostenuta, dice, ma è un po' di giorni, poi mo ci siamo sposati. Allora anche lo comunque sono ricordato le cose che mi hai detto tu, ha già chiamato la moglie. C'ha già iniziato la veste. E quando c'ha già iniziato la veste ha detto, ma come ne frega lo mondo. Sotto le armi a combattere un fronte, non qua a combattere. E dunque ci succedevano sempre delle cose strane, ci stavano dei personaggi simpaticissimi, similitari, curiosi, ci stava uno addirittura che era il balbuzzino della cagaglia. Allora mi ricordo che a un certo punto il sergente lo chiama, dice vieni qua tu, vieni qua, facciamo un'esercitazione. Bravo, facciamo una cosa semplice, semplice, facciamo l'esercitazione del lancio della bomba. È una cosa facile, tu prendi la bomba in mano, strappi l'anello, conti fino a 5 e poi lanci la bomba. Scende, sì, signor mio, se c'è che. Bravo, prendi la bomba. Anche migliore, signor, se c'è. Bravo, strappa l'anello. E non c'è che. Strappati, signor, se c'è. Bravo, conta fino a 5. Si vergogna lei. Alle nozze d'argento si vergogna lui. E alle nozze d'oro si vergogna anche tu. E allora adesso a questo punto grazie e passo subito. Grazie, grazie. Grazie. Passo subito a presentarmi questo grosso personaggio. Buona serata. Personaggio attesissimo. Una persona che io sono particolarmente legato, legato da un affetto, da un'amicizia. Pensate, noi ci conosciamo da quando eravamo due ragazzi tutti e due. Passiamo a pallone, passiamo a nascondere, proprio. E così. E quindi è per me una grossa gioia, un grosso piacere presentare questa sera questo grosso personaggio napoletano. Napoletano vero, napoletano che sta proprio Schumitz, proprio vero, eh? Signori e signori, poche parole, ma passiamo subito alle belle canzoni, alla bella voce di Mauro Nardi! Tutto il giorno insieme a te,
dammi una volta due cose, ciao, grazie. Beh, allora a questo punto, signori, dopo questa splendida esibizione di Mauro Nardi, passiamo a una cosa diretta. Maestro, quella canzone che fa, come si chiama? La festa esagerata. Siamo pronti, lei? Accompagnatevi pure voi con le mani, oh, pure. Con questa compagnia mia me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava i passi ballo, col maestro sul piedistallo che ci faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente mi sa tutta che la gente sa fumare la zazza. A l'uscita la canzone come fa? La rossa zazza? Se la vedo? La rossa zazza. Finale abbiamo scelto un personaggio d'eccezione, la bravissima, eccezionale, la stupenda, accogliamolo con un grossissimo applauso, Emanuela Villa! Dimentichiamo, applaudiamo l'orchestra, bravissimo maestro, forza! Oh. Ah, 3 minuti per sistemare, allora posso raccontare con la barzelletta. Esce il cimbalino, ma ora facciamo un'altra E lasciarle! No, io mi sono bevuto un po' di... non mi ricordo se abito al numero 9 ho bevuto 6 bottiglie di vino o abito al numero 6 ho bevuto 9 bottiglie di vino. Io sono andato dentro un ristorante, ha chiamato un cacacà. Come si chiama quello che porta a parlare? Ha chiamato un cacacà. Io adesso non è che cambia niente, ma il figlio mi ha portato una bella bottiglia di vino. Come dire che andare in realtà ha pigliato una bottiglia. Ha pigliato una bottiglia di vino e me l'ha portata. Uè! Indovinate dentro il vino che cosa sono trovato? Ci sia una mosca indovina, un cavaliere subito fa, ma questo è vino moscato! Why
Peppe. Mi leve borsa. Un bel pd. Oh, pipì, come si fa? Cosa aspetti un altro? Non mi capire. Un piatto, bravo. Mi leve borsa un bel pd. Chi è la miscella? Oh, cagando, niente. Va dentro, mio, mi piace la miscella e me lo porto. Indovinate sopra i vermicelli che cosa si è trovato? Se siamo una mosca fritta con i vermicelli, sarà così. Se va zitto, sapete che cosa mi ha detto? Hai zitto, se no la vogliono pure gli altri, sono finito le mosche. Ok? Allora vi dico che siamo pronti per passare avanti con lo spettacolo e presentarvi la grandissima Manuela Villa. Un applauso, forza, via!